Ben ritrovati con le news di Gilda TV. Anche questa settimana la scuola è immersa nella Babele mediatica che giorno dopo giorno la vede al centro di polemiche e discussioni. Ancora duramente criticato il piano assunzione e quanto si rileva dalle pagine dei principali social network. A tal proposito, l'avvocato Vincenzo De Michele, esperto nell'abuso del lavoro precario negli enti pubblici, ha affermato che, paradossalmente, una legge che doveva stabilizzare, così come richiesto dall'Unione Europea, i docenti precari che hanno lavorato da anni nella scuola pubblica, ha invece favorito quelli che avevano poco punteggio. Si chiede, la fase B ha forse nascosto i posti vacanti per farli miracolosamente ricomparire nella fase C? Intanto, il governo sembra indifferente al malcontento sempre più dilagante verso la riforma della scuola. È quanto afferma l'onorevole Silvia Chimenti. Questa legge, continua, demolisce il sistema scolastico ed è per questo che i parlamentari pantastellati continueranno a dare battaglia per ridimensionare lo strapotere attribuito ai presidi e a chiedere l'aumento del fondo indirizzato al merito, ma destinandolo però al potenziamento dell'offerta formativa. Dal coro di no alla buona scuola, questa settimana si alza quello di Carlo Verdone. Il regista attore, figlio di insegnanti, si è espresso contro i bassi stipendi dei docenti, ritenendo che 1.500 euro sono una mortificazione per una professione bella, ma molto delicata e faticosa, di grande responsabilità. Tra le proteste per i ritardi e le inefficienze legate all'attivazione della 107, si deve anche includere la voce dei tanti precari che da settembre sono in servizio, ma che ancora non hanno ricevuto uno stipendio. Sono un docente precario della scuola che molto spesso si trova a dover fare conti con i ritardi dei pagamenti degli stipendi. Anche quest'anno, ancora ad oggi, sono in servizio da circa 2 mesi, non ho ancora ricevuto nessuno stipendio e molto spesso questo ovviamente ricade un po' sull'economia personale. Ci troviamo anche solo ad anticipare le spese per potersi recare ai posti di lavoro. Non avendo una continuità lavorativa all'interno di uno stesso istituto scolastico, si ha anche una sorta di disagio a dover chiedere i motivi dei ritardi dei pagamenti. Mille un motivo, mille una ragione, mille un mistero per cui la maggior parte delle volte gli stipendi dei docenti precari arrivano in ritardo. Salve, mi chiamo Luigi Pagano, sono un docente precario e da settembre ho un contratto a tempo determinato e da settembre non percepisco lo stipendio. Ormai sono 3 mesi. Sono anche un pendolare e per recarmi sul posto di lavoro affronto delle spese esose, totalmente a carico della mia famiglia. Anche questa è la buona scuola. È proprio dalle retribuzioni che parte la manifestazione nazionale che si svolgerà il 28 novembre a Roma, dove i lavoratori di tutti i servizi pubblici del paese saranno in piazza insieme alla CGIL, CISL, Confisal e Gilda per chiedere al governo, al grido di contratto subito, appunto rinnovo del contratto degli oltre 3 milioni di lavoratori pubblici bloccati da 6 anni. Giungono chiarimenti in merito al differimento per la presa di servizio delle assunzioni in fase C. Per tutto il personale della scuola statale con contratto di supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto 2016, l'assegnazione del posto di ruolo sarà automaticamente differito al 1 settembre e al 1 luglio 2016. Per chi intende accettare il posto di ruolo preposto su altra provincia oppure scegliendo una scuola diversa della stessa provincia, deve dimettersi dalla supplenza con dichiarazione scritta e protocollata alla scuola di servizio almeno il giorno precedente alla convocazione. L'anno di prova sarà valido solo per coloro che svolgeranno supplenza nella stessa classe di concorso o a fine. I docenti, subito dopo la presa di servizio, possono chiedere l'anno di aspettativa per motivi familiari e personali. I docenti che hanno i figli di età inferiore a 12 anni possono chiedere congedo parentale. Continuiamo illustrandovi sinteticamente i requisiti per la partecipazione al concorsone che sarà bandito entro il 1 dicembre. 90.000 posti per circa 200.000 docenti non di ruolo. Vi partecipa chi ha già un'abilitazione all'insegnamento e i docenti di sostegno con specializzazione. È abilitato chi ha una laurea in scienze della formazione primaria, chi ha superato un concorso per titoli ed esami indetti prima del 2012, chi ha partecipato a sessioni riservate di abilitazione e chi ha un diploma magistrale ante 2001-2002. Nuove FAQ dal Ministero sul bonus per la formazione. Ecco come si può spendere. Formazione e libri anche per la competenza diversa da quelle legate alla disciplina insegnata. L'hardware non comprende uno smartphone o una videocamera e c'è un no anche a pendrive, toner, cartucce e stampanti. Non si possono acquistare abbonamenti alla linea DSL e Pay TV. I corsi di formazione devono essere erogati da enti accreditati presenti nell'elenco del MIUR. Ed infine le ultime novità sulla mobilità docenti. La CGIL, CISL, UIL, SNAS e Gilda hanno formalmente chiesto al MIUR di non attivare gli ambiti territoriali per il 2016-2017. Sostengono infatti che i docenti sarebbero costretti a presentare domanda al buio.
Le istanze, infatti, devono essere presentate entro il prossimo marzo, mentre la trasformazione dei ruoli provinciali e regionali scatterà solo dal prossimo settembre 2016. Si andrebbe quindi a regolare di fatto un contesto che non esiste ancora. Web spettatori, per questa settimana è tutto. Se volete rivedere i nostri servizi, li troverete sul canale YouTube di Gida TV. Grazie dell'attenzione e arrivederci da Giuseppina Gagliardo.